Buongiorno a tutti, oggi è domenica e sono quasi l'una. Mi sono fatta uno shampoo al volo, dopo mi devo sistemare un pochino i capelli e mi sono messa in tenuta ginnica. Come vi dicevo ieri, voglio riprendere a fare gli esercizi come minimo 3 volte a settimana. Li faccio adesso che è quasi l'una perché così finisco all'una e mezza e subito dopo mangio, tipo verso le 2. Perché alcune volte salto proprio gli esercizi appunto per questo, perché dovrei mangiare subito dopo, alcune volte magari non ho il tempo, devo fare altre cosucce e quindi per questo li rimando, perché la mia intenzione è quella di mettere un pochino di massa, no? Di delineare un po' il corpo, non di dimagrire, ho il terrore di poter dimagrire, quindi li faccio quando sono sicura che dopo posso reintegrare tutto come si deve. Ho messo questa maglietta di ieri che comunque deve andare a lavare, ho detto vabbè, faccio gli esercizi, ma finisco di sporcare, la metto su a lavare, quindi inizio subito, mi metto il mio programma che ho qui sul PC e una cosa stranissima, stranissima ma davvero strana, io non trovo più i miei pesi. Ok, erano i pesetti, quelli lì da 2 kg, li avevo messi nell'armadio. Però non li trovo più, non so se li ho spostati, li ho messi da un'altra parte, magari li ho messo nel mobile che adesso ho buttato via perché ne ho preso un altro, non ricordo assolutamente. Allenamento di mezz'ora è terminato. Da lavarmi ho sudato tantissimo. Questa è un po' la fotocamera, lì ho registrato penso alcuni pezzetti. Non so se sono riuscita a registrare tutto, penso proprio di no. Maledetta prova, costume. Allora, io che mi impegno a fare esercizi e poi c'è sta qua mia mamma, adesso faccio vedere. Si è armata di sacca a poche. Gli metti il cioccolato e pure la panna. Certo. Bisogno di calorie. Ma profumo sto cioccolato? Quello che hai fatto tu? Cioccolata bimbi. Qui ci stanno le bruschette. Qui la cioccolata che ha fatto mia mamma in quintali industriali, manco in pasticceria. Bella bruschetta con il tonno e i pomodorini. Ah, li hai finiti? Ah, belli, ma questo non me lo dovevi fare, ho fatto gli esercizi. Ma mia mamma non devi mangiare. No, non posso non mangiarli, stiamo facendo un profumo troppo buono. Eccoci qua, stiamo per uscire, qui c'è anche il mio amore. Ciao. Stiamo andando al centro commerciale, però questa volta non è per causa mia. Dillo, per causa di chi è? Per capo di chi. No, mi ha guardato e mi ha detto. Però l'ho guardata, eh? Però mi ha guardato e mi ha detto: amore, vogliamo andare al centro commerciale? Perché devo farmi dei vestiti. Ho detto: ok, ti faccio compagnia. In realtà, veramente mi scoccio. No, che mi scoccio, che oddio, sembra che devo andare alla ghigliottina. Però io non mi compro niente. Va bene, facciamo così. Andiamo solo nei tuoi negozi. Va bene. Va bene, adesso vediamo perché poi Perché poi c'è sono un l'estasi. po'. Che c'è? Un po' Non lo so, stanco. no, non sono stanco, perché devo trovare anche qualcosa che mi piace, no? Ah sì, Giusto? Altrimenti perché. dopo facciamo come Pulcinella. No, perché Celeste è più impiccioso di una donna quando deve trovare gli abiti. Impiccioso? Impiccioso. Io ho Come messo ti questo lamenti con top. me? Io non so parlare? Vabbè, ma anche io so parlare tanto. Comunque, ho fatto i Sei capelli molto così. ginnica oggi, con questa maglia gialla. Ti piace la mia maglietta Sì, gialla? Ho messo la maglietta ma gialla. è molto ginnica, ti stai E le scarpette così. sbizzarrendo? Adesso non ti Forse piace il mio top? arcobaleno. Forse Molto arcobaleno? colorata, eh? Sì, molto colorata. Dici tu, Sei nell'occhio molto di colorata? colors, eh? Sei molto oh. Vabbè, ma siamo usciti fuori al viale, ora ci dobbiamo mettere la cintura. Sì, infatti, mettiamo.
Adesso è giusto per mantenersi leggeri dopo il workout di stamattina. Ti ho sbagliato. Perché? Non è che vuoi cercare ketchup, non l'ho fatto. Ho fatto portare due busti. Scusami. Sono appena arrivata a casa, anzi già da un pochino. Adesso vado a struccarmi perché mi sono scambiata tutto e poi appena arrivo a casa inizio a fare perché non sopporto più il trucco. È stata una bella serata, sono stata contenta perché vabbè, Celeste lo sto vedendo lo stesso quasi tutti i giorni, però adesso era da un pochino di tempo che non riuscivamo a passare una serata insieme e quindi adesso siamo stati tutta la serata insieme, abbiamo cenato insieme, siamo stati insieme tutto il pomeriggio ed è stato bello, ci siamo divertiti molto, avevamo moltissime cose da dirci. Sto bevendo come una pazza oggi, non so perché, è una sete incredibile. Stamattina ho fatto gli esercizi, ho mangiato tutti quei profiteroli al cioccolato, ma come sono buoni. Poi sono uscita fuori a cena, ho mangiato panino con patatine fritte, incredibile. Adesso sono quasi l'una di notte, anzi no, l'una di notte è passata, e io gli darei volentieri una capatina, piccolino, un morsettino. Vabbè, questa volta cerco di farne a meno, li mangerò tutti quanti domattina a colazione sicuramente. E nella gioia, questa è stata la mia domenica. Celeste poi alla fine ha fatto shopping, ha comprato un sacco di cosucce molto carine. Questa volta si è fatto consigliare anche da me, però no, aveva scelto veramente delle cosucce carinissime. Io alla fine ho preso questa magliettina qui, che era quella lì che vi ho fatto vedere all'interno del camerino, semplice, anche economicissima, perché costa 5,99€, vabbè 6€. Semplice ma carina. Infatti avete visto com'era carina anche sopra il jeans, al tacco, ma anche con le scarpe basse. Alcune volte le magliettine più semplici sono alla fine quelle più carine. Noi ci vediamo prestissimo con prossimi video e vi ho registrato anche tanti video per tutte le cose che comunque ho ricevuto ultimamente, per farvi vedere un pochino anche le ultime novità cosmeticose. Come sapete io metto insieme diversi brand, diverse cose, alla fine ho diviso in più video perché questa volta ho ricevuto veramente moltissime cose e quindi metterlo tutto in un video era molto confusionario e poi sarebbe durato tipo troppo. Allora ragazzi, vi mando una buonanotte e noi ci vediamo in un prossimo video. Buongiorno a tutte, oggi è il mio onomastico e prestino mi sono truccata, preparata. È arrivato Celeste con una bustina qui con un regalo. Io non sapevo assolutamente che regalo mi avesse fatto, oppure io non avevo accennato nulla, ho fatto allusioni su qualcosa. E lui mi ha regalato questo profumo qui dell'erbolario, questo qui acqua di more. Eccolo qui. Alla fine è un bel profumo, bello, delicato, dolce. Almeno l'ha scelto lui questa volta il profumo, perché ogni volta che lo scelgo io dice sempre che scelgo dei profumi troppo forti. Sono stata contenta di questo regalo, mi è piaciuto molto. Anche perché avevo dei dubbi, infatti avevo scritto, contro luce non si vede più niente, infatti avevo scritto a delle ragazze ieri a voi su Facebook, ho detto domani il mio onomastico, cioè Celeste ha detto che mi ha fatto un regalo, io non gli ho fatto allusioni di nulla, mi devo preoccupare per quello che riceverò. Invece conoscendo i miei gusti sono stata molto felice di ricevere qualcosa dell'erbolario, perché comunque mi piace molto come brand. State facendo? State giocando? Gli bracciali allo zio? Sì. Ah, cioè. Ma lo sto rompendo. Lo stai rompendo. Ciao zio. Sto tornando a casa, cioè è dovuto scappare perché è andato al lavoro, infatti stavo facendo anche, tra virgolette, se non se ne andava presto, anche un pochino di ritardo. Io ho preso i dolcetti, qui ho preso tanti dolcetti, io adoro i babà, li ho presi con la Nutella, con la panna, e poi ho preso per la mia nipotina, perché lei va pazza, tutti i dolcettini con le mini fragoline di Bosco sopra, le cose le adoro. E poi ho preso anche delle, tipo qua si chiamano sigarette, quelle lì con il cioccolato bianco all'interno. Adesso li apro e li metto in frigo perché fa un caldo oggi. Questi qui sono i dolcetti che ho preso per il mio onomastico.
C'è qualcuno che sa. Noemi, cosa vuoi? Quelle fragoline. Quello con le fragoline, eh? Sì.